Digital Zone, nuovo episodio, episodio 5. Oggi abbiamo un ospite speciale. Intanto volevo ricordarvi, se vi piacciono i podcast che portiamo avanti, iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete su tutti gli account social. Diamo il benvenuto all'ospite di oggi, Dalia Rivolta. Prego, Dalia. Come stai? Come stai? Bene. Tutto bene, accomodati. Grazie. Allora, Dalia Rivolta, direttamente da Masterchef Italia 11. Oggi parleremo di un po' di robe fighe. Intanto, sigla! Will Smith versione hacker Digital Zone Digital Zone Digital Zone, non è solo digitale, Digital Zone, dritto nelle vostre case. Ciao Dalia! Benvenuta, intanto ti volevo ringraziare per essere qui, per aver accettato l'invito. Qui a Digital Zone parliamo di un sacco di robe, con gli ospiti che portiamo, però diciamo il filo conduttore è sempre quello di diciamo capire e analizzare come il digitale sta impattando sulla vita delle persone. Intanto faccio una breve introduzione. Tu sei classe 1990, hai partecipato a Masterchef Italia 11. E hai fatto un botto di robe. Con il digitale oggi ci vai a nozze, anche perché il settore del food si sta muovendo in maniera molto massiccia in quella direzione. Presentati un po', parlami del tuo background, ecco. Chi è Dalia? Ma allora, diciamo che hai introdotto la parte finale più recente, che effettivamente è tanto digital, che viene dopo un percorso televisivo, quindi la gente si attende, no? Si aspetta un po' che tu sia già iniziato ad un mondo dietro uno schermo, quando in realtà non è così. Io arrivo da lavori molto più manuali e studi che non prevedono assolutamente il digital. Tu sei laureata in scienze motorie. Sì, di base scienze motorie sportive, poi ho fatto un master in gestione di aziende food and beverage perché mi ero accorta un pochino prima di Masterchef di voler, diciamo, entrare nel mondo. Però sì, ormai in qualche modo se non sei digital la gente non ti conosce, quindi bisogna entrare un po' nell'ottica di evolversi, specialmente se si è bravi, magari non è il mio caso, però. No, no, poi parleremo anche di questo, poi parleremo anche di questo, sei molto brava secondo me in quello che fai. Durante il percorso tu hai raccontato una storia che riguardava una stella Michelin. Non riguarda mai in prima persona, è una storia di famiglia che viene dal lontano 88, quindi io non ero ancora nata. I miei genitori decidono di imbarcarsi in un mondo nuovo anche loro perché arrivavano in realtà da dimensioni aziendali, cioè mio padre è stato dirigente della Kodak e della Pirelli prima di voler cambiare vita, apre questo ristorante sulle colline torinesi e dopo 2 anni riceve la prima stella Michelin, calcola che è diventato praticamente un cuoco 48 anni. Quindi se non erro, una delle prime in Italia può darsi. sì, una delle prime stelle Michelin d'Italia. All'epoca si prendevano, credo, anche meno facilmente perché era un Chiaramente. po' nuovo, sì. Hai parlato durante il programma anche di alcune esperienze che hai avuto fuori. Cosa hai Sì. combinato fuori? Cosa hai Di fatto? tutto, cosa ho fatto? Di tutto. No, ho Ok, cioè. studiato in Canada, ho lavorato un paio d'anni prima di tornare in Italia per appunto, vabbè, completare degli studi, poi mi sono trasferita in Francia nel 2015, Francia dove? in Costa Azzurra, di preciso a Cannes. Lì ho dato vita a un brand di gelaterie nuovo, Mi Niva. va, Ne mi va. va, esatto. Trovare già solo il nome è stato un parto, perché tu devi sapere, Perché? quando pensi a un brand, pensi banalmente all'icona che deve rappresentare questo proprio graficamente, deve essere un nome facile che si possa ricordare, e li hanno già tutti presi, ovviamente, più Praticamente sì. fighi. Sì. Esatto. Quando fai una ricerca su GoDaddy e cerchi un dominio, Ah, lo sai, ci vuole quindi. fantasia, Esatto. perché tutti i nomi più fighi sono già presi. Quindi Esattamente. devi cercare qualcosa di super creativo e non è facile. Non è facile. A un certo punto, quindi, avviene, diciamo, il processo della Dalia anche Food. imprenditrice, È no? stato uno switch rapidissimo, sono cose che mi capitano un po' da sempre, cioè io costruisco dei percorsi di studio in cui mi immagino fare delle cose del genere e poi mi stufo, boom, faccio tutto da capo e Ok, quindi ricomincio. sei una che ha bisogno sempre di nuovi stimoli, diciamo, Sì. per continuare i Sì, percorsi e tanta sì, sì, sì. roba. Gelateria, quindi. Gelateria o cremeria qualsivoglia, quindi con la produzione artigianale tutti i giorni, con i pozzetti chiusi, quindi non questi vasconi a vista, pochissimi addensanti, se non proprio che rubo comunque qualcosa di molto naturale. In Francia, dove ahimè capiscono relativamente poco, però l'idea era quella di perfezionarsi all'estero per tornare in Italia con un prodotto finito di altissima qualità. E in Italia come ha risposto l'Italia a questo Ha prodotto? risposto molto bene, ovviamente, specialmente in città come Torino, che nonostante sia una città del nord, in realtà ha un sacco di gelaterie e vanta anche gelaterie molto buone. I competitor sono tanti.
quindi devi differenziarti non solo come prodotto ma anche come servizio, come packaging. Quindi questo qui è super importante. Oggi in molti settori la concorrenza è chiaramente altissima, quindi se non si punta alla qualità o in qualche modo a diversificare anche diciamo l'imprinting che ha quel business, diventa complesso perché c'è tantissima petizione. Parlavamo con un amico l'altro giorno, oggi non puoi più pensare di aprire una roba, di ok la apro, lavoro, sto. No. Cioè oggi devi realmente avere un'idea chiara di quello che stai facendo, devi studiare il mercato, devi capire che domanda c'è, l'offerta deve essere congrua, è veramente, veramente un casino, però secondo me è anche un bene. Perché da un lato è appunto un casino, ma dall'altro secondo me la cosa positiva è il fatto che comunque spinge l'imprenditore o comunque il professionista a veramente ricercare un prodotto che possa essere buono. Ti dico una cosa che ho notato negli anni, che è curioso, poi magari adesso io non sono più nel settore, ma penso sia rimasto un po' così. Ci sono dei prodotti, se vuoi, alla portata di tutti, come la pizza, la birra, l'hamburger, che hanno sempre avuto un costo, fammi dire, per tutti irrisorio, e si sono comunque evoluti, cioè è arrivata la birra cara, artigianale, l'hamburger, la pizza da 20 euro. Il gelato non ha fatto assolutamente questo passaggio. Cioè noi siamo abituati. Io mi ricordo, ho fatto 5 anni di banco, insomma operativamente sono sempre stata presente. Entra la persona così e dici: cosa vuole? Cos'è? Due gusti o 2 euro? 2 euro. Voglio un gelato da 2 euro. E beh, no, inizia da 2,50. Allora non lo voglio. Perfetto. Effettivamente, sì. ora che mi ci fate riflettere, è vero. Cioè, nel senso, nel food molte robe, molti prodotti, diciamo, di largo consumo, come so se i fast food, quindi hamburger, pizza, eccetera, eccetera, hanno avuto, diciamo, una nuova fase, no? Level up, quasi, no? Il level up. Invece il gelato no. Ed è strano, perché comunque il gelato, cavolo, cioè, è molto di largo consumo, soprattutto in Italia, tantissimo. Ti sei formata, quindi, per fare il management food and beverage all'interno degli hotel? Hai fatto proprio dei percorsi di formazione, oppure proprio hai imparato sul campo, con l'esperienza? È stato complicato. Dopo 2 anni che stavo in Francia, ho iniziato a parlare bene il francese, che non è così semplice, anche perché il francese, se non parli bene la sua lingua, quasi non ti considera. Quindi dopo un paio d'anni mi sono trasferita per un piccolo periodo al nord per fare una scuola di management operativo, quindi proprio la costruzione di squadre, eccetera, che poi ho messo in pratica in maniera pragmatica ed ha funzionato molto bene. Per poi invece passare all'idea di voler entrare solo ed esclusivamente in hotel di lusso per fare la parte del food and beverage, quindi in realtà non sei il protagonista, perché ci sono poi le squadre di sala, le squadre di cucina e quindi gli chef e i maître, e tu in qualche modo per esperienza, per gusto, per studio anche ovviamente, decidi che quel lavoro venga fatto bene, non bene. Diciamo sei al di sopra un po' di tutto quella macchina che si muove e cerchi di coordinare, diciamo, sì, i componenti di quella macchina affinché appunto l'obiettivo si raggiunga in maniera precisa. Io vorrei parlare un po' dell'esperienza di MasterChef. Come funziona? Parlami un po' del processo che avviene prima, sì, di entrare all'interno di questo mondo. Allora, non so se valga ancora così, perché io sono entrata a MasterChef in un periodo atipico che era il Covid. Diciamo che la primissima schermatura avviene praticamente solo per telefono e per Skype, okay, dove vieni selezionato dopo aver mandato delle candidature scritte, quindi okay, ti racconti un po' anche in chiave filosofica rispetto al cibo, mandi delle foto di piatti che potrebbero anche non essere tuoi, però dopo poco si verifica, certo, no? Un po' la... Campo, sì, diciamo, sì, sì, esatto. Quindi ti conosco, cercano di capire un attimo quale sia il tuo profilo. Ovviamente loro sono dei professionisti, quindi è meglio che ti mostri per quel che sei, perché lo verificano in poco. Sì. Quindi credo, presa coscienza del fatto che tu possa stare davanti a una telecamera da lì a poco, perché poi nessuno ci riesce da subito, a meno che non venga dal mondo dello spettacolo, ma quella non è una delle caratteristiche che puoi avere per entrare a MasterChef, quindi devi essere neofita in tutto, anche in cucina ovviamente. Poi c'è una fase in cui ti dicono, non so se l'ho percepita solo io come supercazzola, ti dicono: vieni a Milano che ci conosciamo meglio. Caspita, ma ci siamo conosciuti un sacco di volte, no? Arrivi lì e in realtà ti fanno cucinare. La volta invece in cui ci vedete effettivamente a quelli che si chiamano live cooking è la volta successiva. Se tu passi, diciamo, il pre, dove sei comunque in una situazione molto simile a quella che vedete in televisione, ci sono comunque delle telecamere, quindi tu devi essere pronto a cucinare, però al contempo rispondere in camera, a non farti bruciare nulla. Devi essere una sorta di polipo, cioè okay, avere un tentacolo, esatto, in ogni per settore, tutto, e al contempo riuscire anche a sbiascicare qualche parola in italiano che abbiano senso. C'è questo chef che assaggia, ti guarda e non ti dice nulla, e tu non dormi una settimana, dici: ma che voleva dire quello sguardo, no? E niente, quindi sì, è stato così. Sei dentro, ok? Sì.
hai superato questa cosa e sei dentro. Ti faccio una premessa su questo che non sai. Io vengo convocata prestissimo una mattina per fare live cooking davanti agli chef. E poiché, appunto, come ti dicevo poc'anzi, ti studiano molto bene prima, sapevano che sono una tipa con un sacco di qualità sicuramente, ma non ho particolare pazienza. E quindi sono già lì che dico: ma quando è che devo passare io? Ma quando è il mio turno? E viene questa signora e mi dice: guarda che tu, per come sei fatta, nella vita avrai successo qui, non lo so, ma in ogni caso tu passi per ultima oggi. E io ho iniziato a sudare veramente tutte le camicie, quelle che poi mi sono portata quasi, perché non vedevo l'ora di andarmene, in buona sostanza. Sei stata l'ultima veramente quel giorno? Sì, ho cucinato alle 21 meno qualche minuto. Molto monelli quelli. Sì, sono stati bravi perché praticamente ero talmente stanca che non riuscivo neanche a pensare ad una ricetta, non sapevo più cosa volevo fare, continuavo a cambiare idea, poi incitavo gli altri, li aiutavo, non potevo aiutarli, quindi mi mandavano via, un disastro. Alla fine ero talmente stanca che non volevo andare, eh? E mi dicono: dai, adesso entra, caricali un po', perché anche gli chef sono stanchi. Io dico: ma cosa devo fare? Quindi io adesso ho anche la parte che devo motivare io gli chef. Incredibile, vabbè, posso fare qualunque cosa? Sì. Posso dire qualunque cosa? Sì. Ho pensato: fatti vostri. Quindi sono entrata gridando, al che barbiere si gira e dice: ma chi è? Cioè, ma chi è sto mostro? E lì è iniziato. Barbiere. È iniziata così. Io oggi porto qui una roba che non so se porto il peso di tutti, ok? Sei uscita per quella frittura lì. Non quella lì, un fritto misto piemontese. Fritto misto piemontese. E tu sei piemontese. Eh certo. Fino ad allora, per chi ha seguito il programma, Varpotonore comunque hai fatto un ottimo percorso. Sei stata difficilmente tra le peggiori. Hai fatto un percorso molto equilibrato che a mio avviso faceva percepire, no, da parte dello spettatore della professionalità, no? Un profilo che tu dici: ok, questo è un profilo, se me può arrivare in fondo veramente. Poi a un certo punto quella fritturina, ciao ciao, ci vediamo raga, è stato un piacere. Cioè, è fuggita. Cosa è successo? È un percorso faticoso. Faticoso, e te lo dicono quando inizi, ti dicono, perché noi, no, ma la palestra, ma c'è un campo di tennis vicino, ci guardano e dicono: ragazzi, non so se avrete tutta questa energia e questo tempo per allenarvi. È vero. Non c'è tempo proprio per fare nulla, perché le registrazioni sono lunghe, le attese sono estenuanti, quindi arrivi chiaramente molto provato e stanco. Tanto è vero che ci sarà per tutti quelli che forse escono prematuramente, non è stato solo il mio di caso, nell'edizione 11 e in generale, un momento in cui perdi di lucidità. E quella perdita di lucidità a qualcuno è costato poco, nel senso che vai tra i peggiori e magari vieni salvato. Io non vado mai tra i peggiori, la prima volta che ci vado mi mandano a casa. Quindi credo anche che fosse da prendere come lezione di vita, perché comunque non credo meritassi la vittoria di questo programma. Potevo arrivare in fondo, ma ci sarei arrivata veramente troppo provata. Forse a un certo punto. E io colgo l'occasione, mi ha fatto una sorta di assist. I concorrenti sono all'interno. Come passano le loro giornate? Cioè, come una giornata tipo di Dalia all'interno di questa situazione qui? Questo è un set molto semplice in cui siamo io e te. Certo. Quanto tempo ci abbiamo messo a prepararlo? Oh, una mezz'oretta, 40 minuti. Immaginati allestire ogni volta tot postazioni di cucina che devono avere l'acqua, la piastra che funziona, la bilancia che funziona, il coltello affilato. Cioè, Masterchef da casa è un'altra cosa. Lì ci sono molte persone, tra l'altro sono eccellenti, bravissimi, ci mettono pochissimo tempo, ma in realtà è enorme. Cioè, la puntata che tu vedi il giovedì è girata in una settimana. Chiaramente noi percepiamo soltanto quella che è poi la punta, no, di quell'iceberg, che è tutto il lavoro che ci sta dietro. Quindi diciamo la fatica sta proprio, secondo me, appunto il fatto che non sei abituato a questo tipo di mondo, perché poi alla fine diventa un mondo televisivo di intrattenimento e devi stare sul pezzo costantemente. Il tempo. La ripresa, aspetta, però forse così viene meglio, così, ok? Quindi sì, posso capire che sarà sicuramente molto intenso. Quindi, prima volta passo falso, lo hai pagato tutto, diciamo, in quel caso lì. Io ho lasciato i remi, nel senso che credo che anche loro avessero voluto forse... È un po' mollato. Sì, avessero voluto magari darmi una seconda chance, l'avrebbero fatto. Da parte mia c'è stato, nel momento dell'eliminazione, un grande senso di sollievo. Okay. Non mento dicendoti questo. Finalmente vado a casa. Finalmente, ma io ero contenta del mio percorso. Guarda, ti dico, l'ho detto, e se non è passato in TV non ricordo, ma sicuramente l'ho detto agli autori. Io volevo sicuramente fare il capitano di una squadra in esterna. Ok. Anche perché se dice molto al tuo percorso, al tuo background. Sì, 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 l'ho fatto anche sportivamente parlando, quindi mi piace molto. Mi piace anche il senso della responsabilità. E poi volevo arrivare nei primi 10. Di fatto. Sì, non fa una piega. Non fa una piega, è successo così. Poi sai che il cervello ogni tanto assorbe molto più di quello che la volontà può esprimere. Quindi tu stessa hai dato appunto a te stessa quell'imprinting e
Doveva essere così, era una fotografia nella tua mente e l'hai resa appunto reale. Come ti sei trovata con i giudici? Allora, da casa sembrano chiaramente molto stronzi, Sono severi. però lo sono, cioè sono stronzi. Ma allora, è un po' il ruolo che devono ricoprire, penso. Poi non abbiamo l'opportunità di conoscerli dal vivo. Gli spazi sono enormi, quindi io non li vedevo quasi neanche dal banco in cui Eri ero, in fondo, fondo, sì, sì. come a scuola. E quindi in realtà, sì, tutto quello che vedete è tutto quello che succede con loro. Preferito? Locatelli. Chef Ok. Quello Locatelli. più stronzo? Con me o in generale? Nessuno è stato eccessivamente stronzo con me. Forse Barbieri pungeva, sapeva pungermi, attenzione, Sì, sapeva forse aveva pungermi di più. capito come stuzzicarti. Sì. Ma un po' mi divertiva anche, secondo me gli dava fastidio questo. Perché se no non riusciva, cioè lui aveva capito, ci provava, dice, io ci sto provando, però non vedo la reazione che magari vorrei vedere, perché tu non gliela dai, comunque si vedeva, no? Non gliela dai questa soddisfazione. Allora, sai qual è stato il problema? Il problema è che lui cercava di far piangere me e io cercavo di far ridere lui. Non ci siamo mai riusciti. Non ci siamo mai riusciti a vicenda. Sì. Finisce Masterchef, Sì. sei stato comunque in televisione, ok? Hai 80.000 follower su Sì. Instagram oggi, quanti follower hai prima di entrare a Masterchef? Io non avevo Instagram, nel senso l'ho avuto per un periodo, ma non avevo mai realmente capito l'uso, mi dava fastidio pubblicare queste foto, Quindi insomma. una Dalia non molto social prima di No. Instagram, No, no, ok? no. Cioè prima di, scusami, prima di Prima di MasterChef. Masterchef, no. L'hai fatto lì dentro? Cioè l'hai fatto quando sei entrata lì dentro o l'hai fatto dopo il profilo? Ovviamente è utile, se non obbligatorio, comunque avere una piattaforma sulla quale uno possa lavorare e dar seguito a quello che comunque è una scelta. Quindi ho riaperto Instagram dopo la trasmissione e ho iniziato a capire che la gente in qualche modo aveva bisogno, non credo, però aveva voglia di sapere un po' quello che stessi facendo. Io vedo che ti muovi bene con i social, cioè tutto sommato sì, Sei cioè molto veramente. gentile. Quanto tempo sei arrivato a 80.000 follower? Allora, io ho avuto un picco quando sono stata eliminata, ero sui 40.000 follower e poi quando sono tornata in finale, che tu sei presente però come spettatore, sono arrivata credo a una cinquantina. Gli altri me li sono sudati. E adesso sono entrato in un momento di crisi totale, visto che tu sai come funziona, sono in un momento di crisi totale, ho cambiato il nome mettendo il mio nome personale Bella e scelta, secondo sto perdendo, ma va bene. È un mondo molto molto grande, ci sono vari punti di vista, secondo me hai fatto bene alla fine, perché è giusto secondo me anche far conoscere Dalia Rivolta, che non è per forza Dalia che è stata a Masterchef. Arrivano queste interazioni, arrivano questi follower, queste persone interessate a te, tu come l'hai presa? Malissimo, all'inizio malissimo, nel senso Ok. che io poi sono una persona che ha dei momenti in cui è socievole, ha bisogno di stare in mezzo alle persone, di confrontarsi, di ridere, di piangere, di dire la sua, di ascoltare, dei momenti in cui ho bisogno anche di solitudine, di non avere per forza uno scambio. Il mondo digital non te lo permette. Quindi devi essere splendido, splendente sempre. Io ho deciso invece di non esserlo, nel senso che io sono così, vestita come mi capita, truccata mai. Sono Sono questo. talmente d'accordo sulla tua scelta. Anche perché alla fine, se l'obiettivo è quello di creare comunque una community di persone interessate a quello che è Dalia Rivolta in questo caso, è giusto che accettino che Dalia Rivolta è così. Cioè, Sì. perché se no dai a loro un qualcosa che non è Non reale, è autentico, autentico, capisci? no. Io ho visto che stai puntando sulla comunicazione, comunque si vede spesso in giro oggi nel food, la roba comunque della ricetta, eccetera, eccetera. Però la cosa figa che ho notato, ad esempio, è che il tuo modo è un po' diverso dagli altri, nel senso che tu racconti la ricetta in una chiave, forse il termine esatto non è comica, perché non è comica, però molto scialla. Questa roba qui è molto bella, secondo me, perché comunque si differenzia dal fatto, sai, ricetta tecnica, pum, 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 seguimi, ok, perché se no rischi di diventare ovviamente tipo un libro di ricette online e secondo me Chiaro. non è neanche il tuo obiettivo Ma poi alla probabilmente fine. non ho neanche le competenze. Mi piace in realtà passare il messaggio del sto facendo questo. Non sono sicuramente la più brava a farlo, te lo spiego come lo dovessi spiegare a un amico. Se ne puoi trarre una sorta di ispirazione, mi fa piacere, diversamente non è grave. Cioè, proprio non è grave. Quindi sì, qualcuno mi dice sì, però l'intonazione, insomma, non sei proprio entusiasta. Va bene. Non Però sono entusiasta, però sono fatta sei così. Sì, questa, parlo sì. così e va bene così. L'autenticità, secondo me, è tutto e paga alla fine, perché poi, ripeto, se non sei autentico, per quanto tempo non puoi essere autentico? Cioè, o prima o poi Magari sì, ma non, io non ci riesco. non fa parte di No. te, non fa parte di te. La Dalia, magari più imprenditrice, la Dalia più nel mondo del lavoro, ora
Che progetti hai per il futuro? Allora, così a brucio, come si dice, okay. Ne ho due. La prossima volta che ci vediamo tu mi dirai: hai un modo di spiegare le ricette che è comico. Quindi io devo passare da lo sciallo scazzo d'aglia che insomma mi piace, a comico. Mi piacerà. Ok. Quindi questo è intanto il primo obiettivo, è farti cambiare quel non proprio. E il secondo, d'aglia più imprenditrice e finalmente buttare nella mischia questo progetto che abbiamo da un annetto ormai a questa parte con i Chef miei. Chef Family o Che Family? Perché c'è tipo un gioco di parole, comunque sì. Fighi entrambi, caso, ci dico... Com'è? L'hai presa. È un po' il tipo ma che famiglia di pazzi, okay. È un po' una chef femmine, nel senso che siamo otto. Tutti i concorrenti della stessa edizione, sì. Quelli che comunque hanno fatto più gruppetto e si vedeva comunque. Sì, sì, con tutto quel gruppetto era loro, io sono immischiata, cioè proprio sono inserita dopo. Come si chiama la signora? Mime. Mime, incredibile proprio, tantissimo. Sì. Parliamo un po' di questo progetto, cos'è? Quell'obiettivo, cosa volete fare? Non è mai stato un progetto imprenditoriale, cioè non ci siamo mai trovati per dire ragazzi facciamo questa cosa perché facciamo funzionerà. Business. No, okay. Mai. Ci siamo ritrovati a fare una serata nella quale ci siamo trovati particolarmente bene, abbiamo deciso di farne altre per vederci, dicendo facciamo questa serata, magari rientriamo delle nostre spese, intanto stiamo insieme, intanto cuciniamo. Poi ovviamente il social, quindi la pagina, le nostre pagine hanno dato anche la possibilità ad altre persone di vedere quello che stavamo facendo e quindi hanno iniziato a chiamarci un po' in giro. Io ovviamente vedo un potenziale in questo perché i catering, così come li vedo in giro, sono un po' statici, sì. Sono un po' severi. Sì, 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 sì. Io vedrei più l'evento esclusivo. Perché tanto sono ex concorrenti in programma, sono anche personaggi. Come hai detto tu, no? La roba della rigidità, no? Sai, è una cosa meccanica, un lavoro, non serve offrire un servizio, fine. E invece magari metterci dentro anche una parte umana di quello che siete voi, perché poi ognuno di voi, secondo me, è un personaggio incredibile. Potrebbe essere molto bello come chiave di lettura, secondo me. Ma hai detto una cosa che in realtà, cioè, è interessantissima. Cioè, l'umano nella cucina non c'è più. Ma pensa solo all'ultima volta che hai mangiato bene in un ristorante. Ti ricorderesti il nome del ristorante? Forse sì. Hai ragione, no, però hai ragione. Ma forse non ti ricordi chi ha cucinato. Non lo sai neanche. Perché lo chef ormai ha successo se sotto di lui le persone funzionano. Cioè, lo chef semplicemente è un coordinatore di brigata. Io se dovessi definire, perché mi dicono che lavoro fai, che ne so, io non ho ancora capito che lavoro faccio in realtà. Però faccio la cuoca a domicilio. Poi la cuoca rispetto allo chef è come se, no, fosse un termine da meno, come se ti dovessi togliere dell'importanza. In realtà io mi definirei forse meglio in chef d'ambiente, cioè un ambient chef, come una lampada, una sorta di, non lo so, un soprammobile. Cioè io vengo a casa tua, sono il tuo nuovo soprammobile, giusto perché l'ambiente sia diverso, cuciniamo delle cose che vuoi che magari non trovi fuori in un ristorante forzatamente. È molto bella sta roba di metterci dentro la parte umana, la componente umana, perché secondo me è fondamentale ogni roba, perché appunto metto tu, nel settore della ristorazione un po' si è persa sta cosa, è diventato tutto molto meccanico, invece dire vengo a casa tua ma non ti porto soltanto quello che so fare, che poi magari non sono una super chef, quattro, no, ok, però quello che ti porto è anche la componente umana mia, che non puoi trovare altrove, cioè è mia, capito? E non solo, perché in realtà i grandi chef, quelli che lo fanno magari da quando hanno 13, 15, 18 anni, non sono magari mai usciti, purtroppo, lo dico veramente con un senso di stima, anche con un senso di vergogna, ti dico la verità, non sono mai usciti da una cucina e hanno vissuto e vivono solo quello, anche male. Si crea una rigidità, sì, proprio interiore, secondo, sì, me, sì, sì. Perché se vuoi essere proprio ad alto livello, sì, purtroppo la roba è direttamente proporzionale a quanto crei un mindset proprio rigido. Esattamente, no? Ti sei alienato e hai fatto il mero esecutore di quello. Tu sei molto lontano da questo, non ti piace quel mondo lì, cioè è troppo, per come è costruito, sì. Però magari prendere una parte bella di quel mondo lì e costruirci attorno alle tue regole, quella secondo me è la chiave, appunto, che stai portando avanti. È quello che sto facendo, sì. Del top. Il digitale, in generale, che rapporto ha Daglia con il digitale e come il digitale ha impattato sulla tua vita? È una relazione. Tu hai una relazione con 80.000 persone. Le devi in qualche modo trattare, nutrire, come se avessi una relazione reale. E il tuo telefono diventa il taccuino di bordo di tutto quello che fai. È complicato se non pensi anche magari di meritartelo, perché io ho questa, diciamo, nella mia mappa natale e di vita, una questione di merito forte che viene da mille motivi, ma io sento sempre magari quando mi viene facile qualcosa senza grande sforzo. E se non me lo dovessi meritare, bravissimo, forse. E quindi poi non lo prendo, non me la vado a prendere questa cosa. Cioè io potrei largamente dire io sono bravissima, io sono... perché la
gente ci ha creduto, l'ha visto in televisione e dice lei è brava davvero. Io non credo di essere brava, io credo di riuscire a trovare delle soluzioni in momenti di stress perché sono fatta così, lo stress mi stimola. Ma se fosse stato un percorso di taglio cucito, probabilmente sarebbe andato bene lo stesso. La cucina sicuramente però rimane una passione, il taglio cucito no. Vivo per mangiare e quindi ti piace tanto. Mi va bene, sì. Cibo preferito? Guarda, ti farei almeno una top 5, però sono basica, nel senso che io sono lasagna, polpettone, tutto quello che ha zucchine, pasta, cioè pasta in generale. Pasta e carne tanto. Okay. La pizza mi piace. Dura tantissimo. La pizza la mangerei anche a colazione. Ecco i dolci faccio fatica con tutto, che non lo dico perché sono qua, no, però okay. Dolci alla ricotta, quelli per me sono un campionato a parte. In Sicilia prima volta? No. Scusami, a Catania prima volta? Sì. Okay, sì, okay. Sì. Cosa hai assaggiato a livello locale? L'arancina di Palermo. Lo so, ragazzi, scusate, però ho amici di Palermo che sennò poi non guarderebbero più il tuo canale, magari lo spammano, lo fanno chiudere. L'arancina di Palermo, nonché l'arancino di Catania. Ho adorato quello catanese con, diciamo, alla norma. Veramente, che poi è una delle mie paste preferite. Cannolo alla ricotta. Il cannolo alla ricotta, mi piacerebbe quello proprio mignon, che posso mangiarne un tot. 37, esatto. Non te ne accorgi. Cassatina superlativa. Ho visto, ho mangiato anche la minna di Sant'Agata. Ecco. Sì. Buona. La granita con il tuppo, si chiama così? La brioche col tuppo. Poi i nostri dolci sono... Cioè proprio... Come deve essere? Wow. No, allora, la mia cucina è... Cioè, no? Io ho nella mia bio adesso di Instagram, ho scritto che... Si sente. Sì, che la mia cucina è un martedì grasso. E poi il martedì grasso, simbolicamente, è l'ultimo momento in cui ti puoi ingozzare. Non voglio che la mia cucina sia, tra virgolette, calorica o eccessiva. Ma deve essere... Godereccia. Sì, perché ti deve sfamare qui. Dalia, io volevo ringraziare. Persona qui a Digital Zone, mi sono divertito tantissimo, grazie per l'opportunità che ci hai dato di essere qui. Un ringraziamento, raga, va anche tantissimo ai ragazzi di No Face che ci hanno ospitato per questo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguiteci e spammate l'episodio ovunque. Ci vediamo online, ciao!